sono Daniela Volma, presidente dell'Associazione Creativi Attivi. Sono decenni che facciamo su questo territorio quella che è l'attività culturale che va dalla pittura, la scultura, la fotografia e adesso grande supporto anche il cinema, perché abbiamo allargato questo raggio di memoria che noi dedicavamo solamente alle arti figurative, l'abbiamo messa anche in questa quarta arte, grazie a Vincenzo dall'anno prossimo, Arte Rivoluzione, che è il nostro premio che stiamo finendo di celebrare quest'anno con la proiezione di questo film, dall'anno prossimo avrà anche la proiezione di video, quindi noi per la sesta edizione di Arte Rivoluzione, l'anno prossimo avremo anche un premio regia, perché la memoria che noi ogni anno tentiamo di conservare su quello che sono i nostri accadimenti per tenere sveglio la memoria che a scuola purtroppo inizia a scendere, allora per aiutare questo stimoleremo giovani registi a produrre dei corti da sottoporci, oltre alla pittura, scultura e fotografia che facciamo sempre. Detto ciò, non vi voglio tediare, stamattina finalmente proietteremo questo film che non abbiamo avuto la fortuna, l'abbiamo presentato solo il 3 nella Maschia Angioino per un disguido, vuol dire che così doveva andare, e quindi questa sarà l'ultima proiezione fatta in questa versione, perché Arnaldo sta lavorando a un completamento con una grande documentazione di filmati storici originali che gli hanno catapultato addosso, posso dire, visto che sono infiniti. Esatto, sono 80 ore di filmati che lui quest'anno vedrà di mettere insieme per portare un prodotto finale, portarlo a quei famosi 90 minuti che spereremo di poi completare, in modo da fare veramente un non un semplice documento una fiction, chiamiamola così, ma fare veramente anche un documento storico di quello che poi è la memoria delle nostre quattro giornate. Adesso quindi si procederà così, passo la parola al nostro ospite, chi già ha avuto il piacere di ospitarci stamattina, l'assessore Luigi Sica della Municipalità 5, Arnaldo si presenterà da sé e concluderà con un suo piccolo cappello storico, il nostro storico preferito, che è Geppino Aragno, il quale sappiamo bene le ricerche... non parlare prima, devi solamente far capire che noi siamo esistiti come popolo una volta. Va bene, non mi fate scendere. Geppino ha scritto finalmente, dopo anni e anni di ricerca e lavoro, questo magnifico documento che è il libro sulle quattro giornate di Napoli, la Napoli antifascista che si ribellò, e ha fatto, raccogliendo con veramente ricerca certosina, con testimoni e tutto, anni e anni di ricerca, ha messo insieme questi personaggi che non sempre vengono ricordati, anzi quasi mai sono stati ricordati dalla storia cittadina. Niente, io passo la parola a Luigi e vi ringrazio a tutti. Sì, per un breve saluto e per un ringraziamento a Daniela per quello che ha fatto di visibile e di invisibile nella mattinata di oggi e nei giorni di organizzazione di questa iniziativa. Poi dopo, casomai, se si apre un dibattito sui temi a fine film, vorrei dire qualche cosa sul tema specifico. Vorrei ringraziare Arnaldo, si può dire, io ieri ero a cena a casa di amici per capire anche come dire, il rilievo del personaggio. Ero a cena a casa di amici, la persona che mi ospitava prende questo libro dicendo: guarda Luigi, ho trovato una chicca su una bancarella a 3 euro di un giornalista napoletano che nell'87 prende 30-40 personaggi rilevanti della Napoli di quegli anni e io lo sfoglio, Valenzi, Berardo Impegno, una serie di personaggi dello spettacolo e trovo Arnaldo delle Aie. Facciamolo vedere. Che... con un articolo, una serie di interviste in cui ci stanno una serie di questioni personali e di episodi di vita del regista, ci stanno anche una serie di cose interessanti, come per esempio la battaglia che si faceva in quegli anni per riservare una quota di fornitura
strutture della RAI a imprese, gli appalti esterni della RAI a imprese meridionali, per capire che in quegli anni la funzione dello Stato, c'era anche chi immaginava la funzione dello Stato in una maniera altra e diversa rispetto a quello che poi sarebbe successo di lì a poco tempo. Quindi ringrazio ancora Daniela, ringrazio Arnaldo, ringrazio Geppino. Dopodiché, se si apre il dibattito storico, io qualche cosa vorrei dire. No, io ho capito, fermatevi. Sì. Fermatevi dopo il film, perché appunto finito quello ci sarà appunto tutta una contestualizzazione di quello che vuol dire tu, e appunto poi anche un cappello di Geppino che ci aiuterà a capire quelli che sono stati quei momenti e quel periodo storico. Posso passare direttamente la parola a Arnaldo? Buongiorno a tutti. Qualcuno prima di iniziare mi ha chiesto: tu sei regista, ma che cosa hai fatto? I registi purtroppo sono sempre nell'ombra, arrivano con i titoli, nessuno li legge, poi il mio cognome figurante, non legge mai nessuno. Allora vorrei dire, io ho iniziato il cinema a 17 anni, facendo un filmetto che si chiamava Il Siere del Dottor Potter, premiato al Grenoble, eccetera, eccetera. Poi a 20 anni mi sono iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia a Gustavo Lombardi, si chiamava, stava a Piazza del Gesù, e ho avuto come professori Nanni Lori, Rossi, e poi ho avuto una breve esperienza con Luchino Visconti. Con Nanni Lori sono stato l'alunno di regia sul set delle Quattro Giornate di Napoli. E inoltre, poi ho proseguito con Nanni Lori, ho fatto altre cose in collaborazione con Nanni Lori. Poi mi sono iscritto al Centro Sperimentale di Roma, però non l'ho completato. Però questo amore per il cinema c'è sempre stato, ho avuto una parentesi di alcuni anni, e poi ho avuto l'opportunità di rientrare nel mondo del cinema e della televisione, perché allora stavano nascendo tante televisioni. Televisioni locali che erano dignitose, non come oggi purtroppo, si facevano le cose serie all'epoca. E quindi ho lavorato nelle televisioni locali e ho qualcosa come 25.000 ore di regia che spaziano dai grandi concerti all'Olimpico, all'Howard Comitato, il World Festival della Canzone Mondiale, la fine dell'apartheid, lo Sudafrica, Mondovisione e così via, tante produzioni. Poco fa mi ricordava appunto l'assessore che l'ha sentito parlare di una trasmissione che si chiamava Strike, che all'epoca era un rotocalco quotidiano fatto da tutti giovani, giovanissimi, che attualmente sono tutti personaggi veramente noti. Inizio, dico qualcuno, Valerio Caprara, Gigi Caramiello, c'è stato Enzo Niola che mi ha sempre seguito, che ha fatto la comparsa nel film attuale come medico, che lui è medico, quindi era sempre il medico. E quindi poi ho avuto esperienze logicamente anche teatrali, cinematografiche, e poi le esperienze più belle della mia vita sono state quelle in giro per il mondo facendo servizi sulle zone di guerra per Enzo Biaggi, quindi ne ho viste di tutti i colori. Questo è stato brevemente perché ho voluto fare questo film Bruciate Napoli, perché nel ventennale della morte di Nanni Lori, col quale io sono stato sempre molto legato, lui addirittura una volta mi telefonò e disse: senti, c'è il mio figlio, c'è un gruppo musicale che si chiama Loia Altomare, mi potresti fare i video di questo gruppo, l'LP, allora se sarà l'LP, questo vinile, come si dice oggi. E poi quando ho fatto questo, lui mi chiamò e mi disse: no, bravo, allora qualcosa te l'ho insegnato, sei stato bravo. Quindi con Nanni Lori ho lavorato a Specchio Segreto, non so se ve lo ricordate. E quindi
tante esperienze. E questo film l'ho voluto fare, questo film che era, è nato come un corto di 20 minuti, e poi con la bravura dei, degli attori che stanno qua presenti, ce ne mancherò tanti, perché io ho avuto 19 attori di primo livello e poi qualcosa come fino a 100 e rotti comparsi, quindi l'hanno definito un piccolo colossal, ma fare un'imitazione, un remake delle quattro giornate di Napoli da Nannirori sarebbe stato impossibile, perché chi l'ha visto le quattro giornate di Nannirori sa benissimo che c'erano migliaia di comparse, c'erano soldi all'epoca veramente tanti. E poi il film Le quattro giornate di Napoli ha avuto la nomination a Oscar, questi poco lo sanno, quindi io lontano in modo più assoluto da fare un film, un remake. E allora per anni ci ho pensato, ho pensato di fare una storia vera che si è svolta a via Merliani 19 al Vomero, e mi piace questa sede perché in questa sede ricorda il fatto del Vomero. Io sono un pomerese, sono nato al Vomero, e ho voluto fare uno spaccato di un momento delle quattro giornate vissute in un condominio, e quindi c'erano questi personaggi che si muovevano in questo condominio, e tra l'altro c'era un capitano, un professore che vi dico la storia vera, perché questo capitano era mio padre, e quindi con i suoi consigli, era un pluridecorato della prima guerra mondiale, che era medaglia d'argento eccetera eccetera, con i suoi consigli dava consigli ai rivoltosi. Io non li chiamo partigiani perché non sono partigiani, e quattro giornate sono stato un movimento di popolo, quindi è sbagliato dire partigiani. Quindi vi ho detto il sunto del film, che cos'è il film, sono 51 minuti, li vedrete, e ora sto lavorando ad ampliarlo, portandolo a 80-90 minuti, facendone un docufilm, cioè quello che voi vedete sarà incastrato da tante scene vere di guerra, che io ho avuto 80 ore di filmati girati dai grandi registi americani, tedeschi e italiani, per cui sto lavorando, ci vorrà un anno di lavoro, e andrò a intervallare l'opera fatta dagli artisti che mi hanno accompagnato in questa avventura con i filmati veri. Grazie. Geppino, perché poi prima di iniziare il film diamo un'attenzione per Arnaldo e poi iniziamo. Geppino. Allora, io ringrazio Daniela di avermi fatto venire qua stamattina. Avevo detto che voglio parlare dopo il film perché mi sembrava più logico, però voglio dire molto velocemente in un libro. Questo c'è un capitolo dedicato a Nannirori. Io non avrei mai immaginato di incontrare l'aiuto regista di Nannirori, l'alunno regista, però uno che l'aveva vissuta in prima persona. E quello è un capolavoro della cinematografia, non c'è dubbio. Mi permetto di dire però che è una piccola falsificazione storica, insomma, nel senso che racconta una cosa bellissima che sono, che è però in parte lontana da quello che realmente sono le quattro giornate. Io trovai un'intervista di Nannirori molto bella e molto problematica. Nannirori diceva alla domanda: ma tu hai raccontato le quattro giornate come erano, o hai provato a fare un film? E lui dice: no, io non avrei potuto raccontare le quattro giornate perché io ho fatto delle ricerche, ma non ho trovato niente, non ci sta niente. Se io dovessi dire la verità, io penso proprio che le quattro giornate non ci sono state, cioè, però alla fine mi hanno raccontato qualche cosa e ho fatto il film. Non era vero, cioè, non era vero che non c'era niente. Probabilmente lui ha cercato, ma non poteva trovare.
in parte non poteva trovare perché era passato poco tempo e le carte agli archivi non arrivano la sera alla mattina, o perché quando poi sono andato in archivio a cercarle, malaccortamente l'archivista mi ha portato i primi montagni carte che invece esistevano, e sul dorso delle cartelline c'era scritto da non consegnare agli studiosi. Per cui per quando un di noi potesse cercarle in quegli anni non le avrebbe trovate perché non gliele davano, non era possibile trovare. Poi dopo invece sono state date e qua comincia la colpa degli storici, qua bisogna stare lontano come dai medici, che non hanno voluto raccontare, perché si racconta quello che conviene, quello che serve a fare le carriere universitarie e tutto il resto appresso. E poi quando si parla di Napoli, non lo so se è un obbligo, è una convenzione non detta, è qualche cosa che sta ormai nell'inconscio, ma se si deve parlare di Napoli Sciunizza, di Napoli Lazzarona, di Nagabba, tutto bello, ma da una parte. Se sale uno scalino un po' più sopra, e persino la rivoluzione del 99, più che essere la Repubblica Napoletana, i grandi personaggi, le cose, sono gli sciunizzi che poi ammazzano i rivoluzionari, si mangiano il cuore in mezzo a Piazza Napoli. Cioè purtroppo ci portiamo sulle spalle questo peso. E data la situazione politica di questi tempi, non vorrei che arrivassimo alla conclusione drammatica che si fa una secessione non detta, vista se portano tutte quelle che si possono portare al nord e a noi ci lasciano indipendenti e liberi di morire di fame. Una storia drammatica che è atlante da sempre, giustamente la storia va raccontata così. Comunque vabbè, adesso apriamo questa bella parentesi cinematografico, vi prego con attenzione, adesso che mandiamo la proiezione del film, di fare caso anche, cioè guardatelo fino alla fine, perché i titoli di coda servono anche quelli per poter ringraziare tutti i partecipanti dal primo all'ultimo e quelli che hanno permesso di realizzare questa cosa. Detto ciò, noi ci accomoderemo qui nelle prime file. Prima di iniziare, l'assessore alla cultura però deve concludere il suo ruolo di giudice, Arnato, mettiti qua invece davanti tu un attimo. Non andare via, perché l'assessore alla cultura, come dicevo, deve completare il suo ruolo di giudice nella quinta edizione di Napoli Arte e Rivoluzione e bandire ufficialmente l'inizio del premio regia alla nostra associazione. Di conseguenza il comune riconosce ad Arnaldo il primo premio per la regia. Grazie a Bruciate. Grazie.
questo, come l'ha definito Giuseppe Aragno, il primo film sulle quattro giornate di Napoli. Quindi niente, io adesso lascio la parola alla storia praticamente, proprio per contestualizzare bene questa cosa. L'unica curiosità che mi viene, poi magari dopo che ha parlato Geppino, se qualcuno ha delle domande da fare, l'unica però che gli vogliamo fare subito, perché questa è una cosa che ci deve svelare, è questo televisore a fine filmato. Che cosa nascondeva, oltre a ringraziare queste meravigliose musiche scelte, l'ultima poi dedicata alla storia dei contrabbandieri, in particolare? Ma dunque, il televisore, tutti quanti mi hanno detto, ma come? La fine delle quattro giornate, il trionfo, eccetera, eccetera, poi c'è un televisore a Pasqua. Pochi hanno notato che Mariano Vigillo ci aveva davanti tutti i giornali dell'epoca. Quindi diciamo che è catapultato negli anni 50, 60 anzi, perché si vede la fine del film di Nanni Loi sul televisore, è catapultato perché lui è lui che sta ricordando tutto quello che è avvenuto in casa sua per quattro giornate. Quindi è un ricordo di Nanni Loi, del professore, che poi alla fine è mio padre, che ha vissuto quello che voi avete visto, i personaggi. La canzone finale di Rodolfo Fiorino, una canzone stupenda, che sembra che non ci azzecchi niente con le quattro giornate, e invece se le parole che cosa dicono? Dicono che i ragazzi delle quattro giornate, i giovani delle quattro giornate, purtroppo nel 60 sono diventati non più combattivi come sono stati quelli delle quattro giornate, ma si sono date al contrabbando, alle sigarette e tutto il ben di Dio. Quindi è una canzone molto significativa, io ci ho voluto scegliere proprio perché c'era questo passaggio diciamo, dei giovani da allora e dei giovani di oggi. E il mio augurio è stato quello finale, quello che i giovani di oggi riescono a ribellarsi a tante cose che purtroppo subiamo continuamente. Come si chiama la canzone? Perché non se l'è appuntato mentre lo dicevo. Come si chiama? Sole. Sole. Di Rodolfo Fiorillo, che è l'autore di molte canzoni di Mina, di Ornella Vanoni, oltre a essere lui un cantore.